Bella a tutti ragazzi, l'Oxiderone è ancora qua con voi con il nuovo video di Clash Royale. Mentre aspettiamo l'uscita di Clash Mini, ne parleremo nei prossimi video, oggi voglio mostrarvi un deck che secondo me è fantastico da utilizzare. Come vedete ci sono delle carte nuove, la Strega Madre, giochiamo con la Capanna Goblin, torna la Fuorilegge, Barile Barbarico, Gran Cavaliere Scaricuccioli, Poison e Drago Inferno. Un deck veramente molto interessante che potete anche provare nella nuova sfida Sudden Death, quella dove c'è già l'Elisir al per 2 e vince il primo che fa la torre all'avversario. Partiamo subito intanto con la nostra Capanna Goblin e qui siamo obbligati ad andare un attimo a fermare la situazione. Mentre con la Fuorilegge andiamo a colpire il suo Gran Cavaliere, Fuorilegge che poi si può portare sulla Princess. Stiamo entrando piano piano con gli Scaricuccioli dietro che sono davvero una truppa devastante perché rallenta tantissimo tutto l'attacco avversario con la Poison. Poi possiamo un attimino andare avanti. Di nuovo Scaricuccioli per evitare che venga distrutta la nostra Capanna e abbiamo il Barile Barbarico ancora super fast da giocare per andare a counterare anche la Princess. In realtà ci aveva già pensato la nostra Fuorilegge. Andiamo un attimino a fermare il suo Gran Cavaliere cattivissimo qui. Attenzione perché potrebbe essere un bel problema. Serve subito un supporto esterno con la Poison. Dobbiamo togliere tutto il problema ed ecco fatto infatti. Attenzione al suo... oddio, non Arciere Magico. Un attimino che sono straconcentrato. Mi sono perso il nome del... della truppa, ma non voglio assolutamente lasciare la possibilità di andare a togliermi una possibile vittoria. E qui Fuorilegge, forse non la locca la Princess da qua. Giocherà, esatto, di nuovo il Gran Cavaliere. Credo che siamo obbligati ad aspettare un attimino, andare a giocarlo non appena il boia passa il ponte, prima che carichi l'altro Gran Cavaliere. Abbiamo di nuovo l'arciere pirotecnico, mi è venuto in mente adesso. Ancora, non ha ancora toccato ragazzi la nostra tower lui. Meraviglioso, e forse è quasi il momento della Strega Madre. No, non riusciamo a piazzarla. Attenzione perché l'arciere pirotecnico si rivela essere molto fastidioso per la mia Capanna Goblin. Proviamo la Strega Madre adesso. Sapevo che avrebbe giocato il suo Gran Cavaliere. Strega Madre purtroppo che è andata qui. Poteva essere god anche in difesa la Poison, ma va benissimo in realtà giocata sul ponte, così riusciamo a togliere qualsiasi problema. Ripartiamo di nuovo con la Capanna Goblin e Strega Madre, la giochiamo leggermente più avanti. Dobbiamo aspettare che entrino le sue truppe, le possiamo giocare in questo momento. Strega Madre ancora dietro, Scaricuccioli li mettiamo molto molto alti in aiuto, e come vedete ragazzi guardate la potenza della Strega Madre che è riuscita a convertire le sue truppe in maiali. Andiamo, un'altra Strega Madre dietro e qua comincia il grande vasto. Capanna Goblin di nuovo, volevo giocare un altro Gran Cavaliere, non penso che sia necessario perché abbiamo il maialino che per un pelo riesce ad andare a mangiare, ma chiudiamo ugualmente con questo deck che come vedete ragazzi non ci ha assolutamente fatto impensierire. Lui in realtà è riuscito ad entrare solamente una volta nella nostra area di gioco, ha fatto un po' di male ma niente di esagerato. Ricominciamo subito ragazzi contro Barretodo. Intanto mi raccomando, se vi piacciono i miei video di Clash Royale ragazzi, un bel pollicione in su, lasciate un bel like, non dimenticatevi di lasciarlo, scrivete un commento se avete qualcosa da dire sul deck o se pensate che si possa migliorare. Giù di nuovo con il Gran Cavaliere, lo possiamo sostenere con la Strega Madre, non vorrei che subisse troppo il danno dal principe, quindi possiamo avere un aiuto in questo momento. Attenzione, Poison forse un po' sbagliata, anche lui ha giocato una Poison sulla tower, sta giocando in una maniera un pochettino diciamo con i chip damage. Andiamo a spostare Log Rider, fondamentale, e poi con gli Scaricuccioli in realtà possiamo fermare anche l'attacco del suino e degli sgherri. Entriamo. Io andrei sinceramente di nuovo con la Poison. Vorrei prendere anche l'arciere pirotecnico. Spostiamo di nuovo lo Grider. Ok, Strega Madre che ci aiuta.
scaricuccioli servono, serve che tutte le torri vadano ad attaccare. Infatti abbiamo solamente un danno assolutamente counterabile, quello del log. Ripartiamo con la strega madre anche sul ponte, vediamo cosa succede. Appena lui giocherà la fornace, no, va bene anche con l'arciere pirotecnico, andiamo a tirare la nostra poison. Bellissima questa combo, molto molto bella questa combo. Fuorilegge, purtroppo perderemo. Che fregata. Forse con il barile riusciamo a counterare. Perfetto. Abbiamo subito solamente un attacco, ma va bene. Non riusciamo mai a... Bellissima questo misclick per lui, che potrebbe essere sfruttato da noi. Si è bruciato 4 di elisir. Andiamo con la strega madre dietro. Fuorilegge larga. Poison sulla sua fornace. Qua ho giocato male io. Volevo giocare il barile, mi ha fregato. Bravo. Gran cavaliere sul ponte. Serve un tank. Fuorilegge. Mi serve quella poison per togliere il problema qui. Via. Bella questa poison. Proviamo a tankare con gli scaricuccioli. È entrata la fuorilegge, c'è anche il maialino. Molto bene, dovremmo riuscire a chiudere. Let's go! E andiamo a chiudere. Che potenza questo deck, ragazzi. Andiamo avanti. Intanto ci vinciamo il secondo game senza troppe difficoltà. E let's go contro Plane. Possiamo partire semplicemente con gli scaricuccioli. Non regalate mai elisir, mi raccomando. Obbligata la poison. Non possiamo fare molto. Dovrebbe giocare lui. Oddio! Ma che deck cosa fa? Specchia lui. Penso che andrò... Ok, molto bene. È andata bene qua. Andiamo con il Gran Cavaliere. Per evitare che venga toccata in realtà. Di nuovo con il barilozzo. Gran Cavaliere che è obbligato a tornare indietro. Lui gioca anche il... Potevamo andare ad agganciare in realtà sulla torre di destra. Giocare una strega madre dietro. Vediamo se ci dà una mano la strega madre. Forza. Non... Molto bene. Peccato che non è riuscito ad andare ad agganciare. Sono obbligato a giocare dietro un'altra capanna goblin. Andiamo a counterare il suo barile con il mio barile. Perfetto, non abbiamo subito assolutamente danno. Oddio, specchiato. Ci può stare come giocata. Andiamo a togliere di nuovo la poison. Siamo sopra, ma lui qua entrerà di nuovo. Perfetto, riusciamo ad evitare. Sapete una cosa, ragazzi? Non abbiamo ancora giocato il drago elettrico. Il drago inferno, scusatemi. Fuorilegge che forse locca la torre. No, locca la fornace. Va bene. Se riuscissimo a togliere la fornace dai piedi sarebbe god. Attenzione di nuovo, perché se dovesse specchiare il barile... Non lo va a specchiare. Mi serve il Gran Cavaliere qua. Ne ho assolutamente bisogno per la ripartenza. Subiamo un attimino, ma possiamo ripartire sul serio qua. Strega madre dietro. Interessante la sua giocata, che in realtà ci regala un attacco potentissimo alla torre di sinistra. E poi con la poison riusciamo probabilmente ad entrare in via definitiva. Lui è obbligato a specchiare il Vortex, ma non serve assolutamente a nulla. Let's go, andiamo a portarci a casa anche questa. Dai ragazzi, mi raccomando, un bel pollicione in su se vi piacciono questi video. Mi raccomando, entriamo nell'ultimo game e vediamo un pochettino se facciamo un poker di vittorie. Avanti con la capanna goblin, sempre centrale. Vi ricordo ragazzi, preparatevi all'uscita di Clash Mini. Data stimata, non sappiamo quando. Strega normale. Dobbiamo giocare così. Lo so che è una porcheria, ma dovevo togliere tutto quel casino di truppe sul ponte. Ed infatti forse non è stato così sbagliato, perché lui va a giocare un giant. Questo potrebbe essere veramente la possibilità. Voglio farvi una domanda. Scrivetemi qui sotto che carta utilizzereste al posto del Drago Inferno. Perché non l'abbiamo mai giocato. Forse non abbiamo trovato... In realtà truppe che ci richiedessero di giocarlo così in maniera evidente. Fuorilegge ancora da dietro, bisogna fermare sicuramente. Interessante questa furia, molto interessante. Ma riusciamo noi con la ripartenza? Lui gioca con tanti spell, Lui gioca con tanti spell, spingiamo ancora ugualmente. Fuorilegge che può alloccare sulla torre. Vorrei nuovamente andare... Vi ricordo ragazzi che dovete essere aggressivi in questa modalità, perché vince il primo giocatore che fa una torre all'avversario. Gran Cavaliere.
Lowrider ignora completamente la mia torre. Riesce a non tirare neanche una hit, fantastico. Fuori legge di nuovo. Gran cavaliere che può andare. Sostenuto, io dovrei giocare di nuovo un'altra capanna goblin. Guardate come stiamo rompendo il suo cycle di spell, perché lui non può giocare la fireball in questo caso sulle mie truppe, ma è obbligato a fermare il numero di truppe che abbiamo sul ponte ogni volta. 686 la sua torre di sinistra. Ripartiamo intanto, strega madre dietro, qui lui potrebbe avere un'occasione di attacco. Noi in realtà stiamo caricando scaricuccioli di nuovo dietro, non possiamo fare nulla. Fuori legge. Adesso andiamo. Dobbiamo giocare così. Già. Dobbiamo giocare così. Ancora non va con la fireball. Però c'è la fuorilegge che va a loccare. Ed è un poker di vittorie. 4 vittorie su 4 partite. Io voglio vedere i vostri commenti, ragazzi, qui sotto. Voglio vedere il vostro pollicione in su. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash. Mi raccomando, è uscito il nuovo merch. www.xuder.it. Ciao!